Terza edizione di Luci d'Artista per Pescara ed edizione numero 1 per Chieti. Si sono accese sabato 8 dicembre le luminarie famose in tutto il mondo che, allungando la propria scia, rendono un territorio più ampio attrattivo in Italia ed all'estero. Quest'anno le luci richiamano fortemente la tradizione del Natale e soprattutto sono caratterizzate da opere luminose a terra, interamente fatte a mano e commissionate dalla Camera di Commercio per le due città. Un treno lungo 20 metri, un cervo alto 5 metri e degli orsi, simbolo della nostra regione. Per amplificare ulteriormente la portata di questo progetto di marketing territoriale, è stato pianificato dagli uffici della Camera di Commercio per il mese di gennaio un incoming di operatori turistici, buyers e blogger nazionali ed esteri, provenienti da città direttamente collegate con il nostro aeroporto. Angelucci, presidente Camera di Commercio Pescara Chieti, un progetto Luci d'Artista di marketing territoriale firmato Camera di Commercio. Sì, quando facciamo promozione la facciamo un successo, sicuramente l'incoming è una delle leve più importanti da attivare, perché portare operatori sia turistici, sia a livello di prodotti, sia di qualsiasi genere, che possano vedere le nostre eccellenze, per noi è un successo. Anche un grande successo di persone, perché questa sera qui a Pescara ci sono tantissime persone. Ma guardi, il format è di successo già da diversi anni e io con grande orgoglio, diciamo, raccolgo l'eredità di Becci. Ci accomuniamo anche per la prima volta a Chieti e questa per me è una grande soddisfazione, perché il sindaco ha risposto bene e andiamo avanti così. Quindi quest'anno una doppia accensione, Pescara e in successione anche Chieti. Sì, più tardi ci spostiamo a Chieti e anche lì per la prima volta inauguriamo questa grande attività di marketing, che sono le luci di artista. Noi Nicola Mattoscia, presidente Fondazione Pescara Abruzzo, che dall'inizio di questa manifestazione si è impegnato per la realizzazione, ma ci vuole fare un excursus della storia di Luci d'Artista? Sì, il tema del periodo natalizio costituisce un'occasione di riflessione per tutti e anche preoccupazione per gli operatori economici al fine di svolgere al meglio i loro servizi. La prima edizione fu un bellissimo esempio, un bellissimo esordio di collaborazione istituzionale. Le tre principali istituzioni della città, l'amministrazione comunale, la Camera di Commercio, allora solo di Pescara, e la Fondazione Pescara Abruzzo, condivisero il progetto. Ci fu la determinazione e la caparbietà del compianto Daniele Becci, che insistette particolarmente per dare anche significato economico come fattore di attrattività all'imminente iniziativa. E l'esordio fu davvero bello, immediatamente si registrò un consenso ampio da parte dei cittadini. Si è svolta la seconda edizione con un'attenzione crescente e anche con un miglioramento della qualità strettamente artistica, stilistica, capacità di richiamare attenzioni. Siamo alla terza edizione, la Fondazione Pescara Abruzzo ha sostenuto, come ho ricordato, sì dall'inizio questa iniziativa, da una parte perché è suo dovere condividere tutto ciò che migliora e sostiene il fare economia sana, dall'altra parte perché nel corso del tempo la stessa iniziativa si va sempre più caratterizzando
come occasione di condivisione, quindi di coinvolgimento dell'intera comunità dei cittadini, ma anche per sottolineare sentimenti di appartenenza, sentimenti di solidarietà, sentimenti che rinviano anche a valori profondi, che hanno certamente i significati dell'allegria, della festa, ma anche quella dell'attenzione a ciò che è diverso, alla natura, anche nei simboli che vengono proposti con la terza edizione, tanti animali che richiamano amore e passione, e anche e soprattutto rinvio a tutto ciò che è un po' diverso dall'esperienza di prossimità del vivere la cittadinanza nelle città, e che quindi ci fa capire che la contemporaneità, anche quando è fatta di problemi e anche di tanti drammi, bisogna saperli vivere con gioia da una parte, dall'altra parte con sentimenti veri di amore. Ecco, da quest'anno, oltre che su Pescara, le luci di Artista si accenderanno anche sul capoluogo teatino. Ecco, ciò che si era seminato nella prima edizione si rafforza nel corso del tempo, la collaborazione e cooperazione che fa sistema tra le varie istituzioni si allarga, si amplia all'area metropolitana, come dovrebbe essere sempre più preoccupazione di tutti fare, perché c'è da una parte l'obiettivo della nuova Pescara, che non bisogna mai dimenticare, deve essere un'opportunità di crescita da non sottovalutare e da tenere sempre a mente per il futuro importante di questa parte della penisola italiana. Dall'altra parte sappiamo che in questo progetto non ancora sono aperte le possibilità per le delimitazioni dei confini della provincia per essere integrati al meglio, ma bisogna sforzarsi di andare in quella direzione. Questo è un bellissimo esempio, sia pure un momento di gioia e di divertimento, ma anche di attenzione a valori, come ho ricordato, fare in modo che anche la bellissima città di Chieti condivida questo progetto e lo condivida sempre di più anche nel futuro. Marco Alessandrini, primo cittadino di Pescara, quest'anno terzo anno di Luci d'Artista grazie all'impegno della Camera di Commercio. Eh beh sì, in sinergia con la Camera di Commercio siamo al terzo anno di questo appuntamento che illuminerà il nostro Natale, e siamo certi che come negli scorsi anni sarà un successo. Qui già siamo in Piazza Salotto che si sta mobilitando, abbiamo fatto quest'anno uno sforzo affinché le luminarie fossero il più diffuse possibile lungo i 33 chilometri di territorio cittadino. E adesso qui siamo un po' nel cuore, nella Piazza Salotto, con l'albero alle nostre spalle, questa nuova installazione che è il trenino, c'è il Babbo Natale, insomma stiamo avvicinandoci al 25 dicembre, mancano solo 17 giorni, una data che ho bene in mente perché è anche il mio compleanno. Watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Umberto Di Primio, primo cittadino di Chieti, da quest'anno le luci d'artista illumineranno anche il capoluogo teatino. Sì, una grande e bellissima iniziativa che abbiamo voluto condividere con la Camera di Commercio e che rende la nostra città una delle città ormai abruzzesi che si rivolge anche a questo evento per attrarre sul nostro territorio delle persone. È un modo per creare calore, per creare atmosfera, ma è anche un modo per dire che il nostro Abruzzo è in grado di dare qualcosa in più nel periodo natalizio. Queste luci d'artista nel centro storico e nella parte bassa della città sono un modo per dire che anche Chieti inizia a far parte, entra a far parte di quelle città che si
affida all'atmosfera natalizia per fare incoming, per portare persone nei centri delle città e anche per dare una mano al commercio, perché c'è anche questo: creare un po' di atmosfera in più vuol dire muovere di più l'economia, vuol dire creare le condizioni che sia un Natale un po' migliore rispetto a quelli che la crisi ci ha lasciato in questi anni. E in effetti sembra che i cittadini abbiano apprezzato molto questa iniziativa, perché qui ci sono tante persone in attesa che queste luci si accendano sulla città. Sì, adesso dobbiamo assolutamente accenderle, perché soprattutto credo i bambini abbiano tanta voglia di vedere illuminate le installazioni e molti hanno voglia di vedere gli alberi e le luminarie che arricchiranno il nostro centro. Really coming to town. Oh, finally coming to town. Oh!